Arriva. Arriva. Buongiorno. Siamo qua. Buongiorno. Ministro, mi dia la mia dignità di uomo e di lavoratore. Fa piacere. Ministro. Grazie. Sì, dobbiamo lavorare anche noi. Pensare di salvare o guardare alla finestra e vedere che succede? Guardi, io su Piaggio sono molto molto ottimista. Oggi spiegheremo che il cronoprogramma per riassorbire tutti i lavoratori e produrre qui sia nuovi P180, sia la manutenzione di quelli esistenti, il revamping e anche il programma P1HH sono è un programma realistico che noi vogliamo portare avanti. Cioè, lo voglio ripetere ancora una volta, noi non vogliamo smembrare questa azienda, non accetteremo alcun tipo di spezzatino. Il nostro obiettivo è fare in modo che qui ricomincino a lavorare tutti i lavoratori e per questo col Ministero della Difesa stiamo portando avanti un cronoprogramma di contratti che prevede sia la produzione dei motori Viper per gli aerei addestratori, sia i nuovi P180, sia il revamping dei P180 esistenti, sia il P1HH. Cioè ci sono tutte le condizioni per cui lo Stato deve fare degli investimenti e quegli investimenti si produrranno qui. Gli oggetti di quegli investimenti si produrranno qui. Sta quindi bocciando la proposta di Leonardo? Guardi, le proposte di Leonardo sono quelle che ci sono sul tavolo. Io credo che con Leonardo bisogna lavorare necessariamente, ma in un'ottica di collaborazione tra un'azienda privata come Piaggio, che spero possa tornare sul mercato tutta intera e a piena occupazione nei prossimi mesi, e un'azienda partecipata di Stato come Leonardo Finmeccanica. Io non credo che ci debbano essere contrapposizioni. L'unica cosa che non sono disposto a fare, e questo i lavoratori lo devono sapere, e anche il management, non sono disposto a spezzettare questa azienda. Non è questo il punto, perché qui c'è una grande manodopera, c'è una grande tradizione di persone che lavorano, dai dirigenti agli operai, e passando per tutti i quadri intermedi, e questa tradizione va tutelata, rispettata per lasciare il lavoro e la ricchezza sul territorio. Ministro, quando vengono prodotti anche gli aerei per i voli di Stato al centro di una polemica con Salvini, come andrà avanti questa storia secondo lei? Questo vedrà la Corte dei Conti. Io dico solo con molta simpatia che in questi mesi molti gruppi locali del movimento mi chiamavano e mi dicevano: qui è venuto Salvini, perché tu non ci sei? E io mi chiedevo magari che fosse solo un problema legato alla presenza a Roma, forse stavo troppo nel ministero. Adesso ho capito perché lui riusciva a fare più piazze di me. Io, utilizzando solo i voli normali di linea, ho qualche difficoltà in più. Scusi, sempre parlando di politica nazionale, la Commissione europea e l'Europa forse si sta apprestando a chiedere una manovra correttiva, 3 miliardi. Lei ha detto non alzeremo il debito. C'è un rischio di una manovra, di un intervento pesante presto sui conti del governo? Ma io non vedo in vista assolutamente né manovre correttive né secondo me un'Europa che ci chiede fare manovre a lacrime e sangue, anche perché il 26 maggio ci sono le elezioni europee, domenica prossima, e servono proprio a dare un segnale a molti di questi signori che sono in Europa, dicendo che l'economia europea in questo momento è in difficoltà proprio perché in questi anni si sono fatti pochi investimenti. Abbiamo bisogno di più margini di bilancio, abbiamo bisogno di fare investimenti nella sanità, nell'istruzione, nei trasporti, nelle infrastrutture, e per farlo dobbiamo anche rivedere alcune regole europee. Quindi io dico ai cittadini italiani, il 26 maggio prendiamoci anche una grandissima responsabilità andando a votare, cioè quella di dire ai vari Juncker e Moscovici: in questi anni avete sbagliato a tagliare continuamente sul welfare e sugli investimenti. Poi, l'ho detto stamattina e continuo a dirlo, noi non vogliamo far salire il debito pubblico, vogliamo che si facciano degli investimenti anche in deficit, ma sempre per abbassare il debito pubblico. Questo è un governo che deve lavorare altri 4 anni. C'è una concorrenza leale tra le due forze politiche, tra noi e la Lega, una concorrenza leale che secondo me fa bene all'Italia, perché ognuno cerca di fare sempre il suo meglio e sempre meglio. E aggiungo anche che chiunque attacca questo governo, qualsiasi ministro, io lo difenderò sempre.
Io non rivolgo attacchi al governo e né ai ministri per il loro operato. Ci possono essere delle differenze d'opinione, ma io sarò sempre difensore dell'intero governo e di qualsiasi ministro, perché sono orgoglioso di questa squadra e di quello che stiamo facendo. Questi mesi l'esperienza di governo ha dimostrato che non bisogna parlare di quali soglie superare, ma di qualità della spesa. Una cosa è certa, più importante del 3%, cioè il 130-140% che è stato nominato in questi giorni, cioè il rapporto debito-PIL. Su quello noi non siamo disposti a sforare sul rapporto debito-PIL, perché significherebbe mandare fuori controllo il debito pubblico e quindi scaricare sulle future generazioni il costo di questo debito. Grazie.